Noi come Partito Democratico, ma non soltanto, ma soprattutto in veste di Presidente di Commissione, ho creduto giusto, insomma, di intervenire rispetto a questa questione. È un momento difficile, particolare per la sanità toscana, che stiamo riscrivendo, che stiamo cercando di riaffrontare insieme per trovare tra quale delle energie, e quindi crediamo che il livello della sobrietà sia il livello principale con la quale tutti gli attori protagonisti di questa vicenda si debbano rapportare. Per quanto ci riguarda, abbiamo posto l'attenzione non tanto sul fatto che venga o non venga fatta formazione, sulle risorse, questo è un tema naturale che ci sta dentro l'attività di autonomia delle ASL, sul modo e sul come però questo è importante. Allora noi dobbiamo essere attenti, stiamo chiedendo che venga fatta luce, condividiamo la posizione dell'assessore Stefania Saccardi che chiederà chiarezza, ma chiediamo soprattutto che ci venga spiegato il perché della metodologia, ma allo stesso tempo anche se era proprio doveroso, se quantomeno queste risorse investite in questo modo, con questa metodologia, siano congrue o meno. Noi richiediamo e lo chiediamo in primis lo sforzo a chi sono dirigenti delle ASE, delle aziende, a chi guida queste aziende, perché la nostra missione è dare più servizi, dare ai cittadini, migliorare la vita delle persone. Per farlo, per carità, è legittima la formazione, ma fatta in modo congruo, in modo sobrio. E poi vediamo cosa ci verrà risposto e quali saranno i giustificativi. Noi riteniamo di non poter fare sconti a nessuno, siamo in un momento delicato, dobbiamo riformare la sanità, dobbiamo farla andando incontro alle esigenze dei cittadini, dei più deboli, sviluppando un modello universalistico che produca miglioramenti, che migliori il nostro modello, e su questo però dobbiamo chiedere uno sforzo a chi è, diciamo, alle funzioni apicali.